Terza giornata del campionato di Serie A2 di pallavolo maschile in collegamento da Ravenna, dal Palazzo delle Arti dello Sport Mauro De André di Ravenna, per la partita tra la Consar Ravenna e l'Emma Villas di Siena, posticipo della terza giornata, con due squadre che vengono da due vittorie consecutive. L'opposto per Nelli. Araujo inizia l'incontro con tallone in battuta. Muro di Gusto, subito un muro della formazione su Ekstrand, che viene cercato molto dalle battute anche nella partita con Fano. Diagonale del numero 10 molto stretta di Alpini, e abbiamo visto molto positivo in una prima, nella prima partita. Intanto in salto, ovviamente uno dei temi Ekstrand, intanto c'è anche da tener conto di questo dato statistico. L'altro dato statistico è che un poco più di un mese fa si sono incontrati nell'ultima amichevole precampionato le due squadre, e a Siena ha vinto Ravenna, e a Siena ha vinto Ravenna per 3-1, per quello che poteva valere. La battuta di tallone è stata data fuori dagli arbitri, ma ha chiamato il video check l'allenatore di Ravenna. Molto positivo, la palla è in campo e quindi non è un errore. È tornata davanti, 11-10. È stato un errore nel campo senese. Salto, Goi un po' in difficoltà in ricezione, tallone trova una palla che sembrava destinata a terra, ma poi nel contrattacco sbaglia però la battuta, che sbaglia la battuta sul 23-18, e siamo al primo set ball del primo parziale con Gusto 24, patrimonio di 6 punti di vantaggio. Che Gusto cerca di chiudere l'azione, poi non riesce perché c'è Randazzo che va a chiudere positivamente e annullare il primo set ball, 24-19, anzi 19-24, perché in battuta va proprio Randazzo. 19-24, sbaglia la battuta anche Randazzo, e quindi 25-19 il primo set per Ravenna in 27 minuti. E sbaglia la battuta però il 77 con Russo in battuta. Siena non ha impressionato molto in questo primo set, ovviamente gli manca l'uomo di maggiore spazio, e poi Russo con Cattaneo che va in ricezione, Randazzo difende però la difesa di seconda linea, e poi Gusto che si sta sviluppando in maniera piuttosto semplice, perché Siena oggettivamente risente della mancanza di un apporto. Agitarsi, ancora un muro di contenimento di Siena che può riattaccare, palla vagante
con un po' di confusione Gusto difende Araujo, Nevo Araujo, l'azione prosegue, Russo per Canella che trova di casa per il sestetto, sbaglia la battuta però Coppelli, ha preso il posto di Bovolenta nell'immaginario collettivo. Intanto ferma la formazione toscana. È ovvio che è troppo presto per cominciare a fare già, per avere un'idea di quali possono essere le forze del campionato, però Siena sicuramente è una squadra ambiziosa, è una squadra che quando sarà a posto per Siena, 18-24, tutta in rete e anche stavolta con la dodicesima battuta sbagliata di Siena, 25-18, terzo set al Pala de André di Ravenna che sta per iniziare, è iniziato in questo secondo con tallone in battuta, Ravenna conduce 2-0, 25 da parte della squadra toscana che per la verità è un po' una delusione questa sera, anche se ha ampie giustificazioni. Cannella 3-2, Randazzo per Extra, prova Ekstrand in battuta in salto su Randazzo, ha soddisfatto 14-9, ha battuto Russo in salto. Cattaneo va del Emma Villas Siena che è pronta alla battuta, ancora una battuta sbagliata di Cattaneo, mi sembra di aver capito l'addetto al time out, l'addetto al tavolo aveva segnalato qualcosa che poi si è risolto, la schiacciata, siamo comunque 2-0, il terzo set è ancora in equilibrio, 16-18, poi c'è Russo che trova una disattenzione per il 19° punto. Rimangono così le distanze che oscillano tra i 2 e 3 punti in questo terzo set, che è stato quello che più a lungo è stato in equilibrio. Poi Russo per Feri, che viene murato, la palla non cade, Gusto fuori, fortuna che il muro è andato. Direi che in questo terzo set qualcosa di più ha fatto Siena, che peraltro nel secondo segnalato il Russo dà molta fiducia ai suoi centrali, come gliela dà anche il nuovo palleggiatore del Siena, con certi giochi variati, Ale Ceban. Non va per terra la palla di Feri, ci va invece quella di Gusto. ...24-21... sbaglia la ricezione, la palla ancora in gioco, Randazzo, per Coppelli, 25-21, è
3-0 per Ravenna in questo posticipo della terza giornata del campionato di Serie A2 di pallavolo maschile. La Consar Ravenna ha superato l'Emma Villa Siena 3-0, 25-19, 25-18, 25-21. Hanno arbitrato i signori Cruccolini e Marotta davanti a 627 spettatori. Mauro Masotti ha commentato con la collaborazione di Anna Meneghello e Atem Lekeser. La linea torna allo studio.